Si riparte in A1 con tante speranze per questa squadra. Sì, sicuramente abbiamo grinta volontà di crescere, ovviamente sapendo che nel campionato di A1 ci sono i colossi che ci sono sempre stati. Cercheremo di, se non altro, di arrivare nei primi 5. Questo è il nostro obiettivo e ci riusciremo. Quest'anno che novità ci sono al Circolo come organizzazione? Al Circolo stiamo lavorando col Comune per cercare di definire la nostra trattativa. Il Comune ci sta venendo incontro, ci sta aiutando. Sicuramente definiremo la trattativa a breve e niente, ad maiora, perché così il Circolo potrà diventare dei soci. Quindi lei sta trattando col Comune di Napoli la risoluzione di questa tematica che il Circolo in questo momento sta affrontando? Esattamente. Pare che il Comune ci sia dato veramente una mano e ci stiamo muovendo, abbiamo dato già una fideiussione, ci siamo già impegnati con banche e speriamo che la documentazione ci sia data in tempo dall'ente e potremo così coronare un sogno, che è il nostro sogno di diventare padroni di questo circo che ormai da circa 100 anni in effetti tutti i posillipini frequentano. Tra l'altro facciamo tante cose anche per la città, vedi ultimo una stella per te che tutti i ragazzi del Napoli partecipano, e penso che questa sia una cosa buona anche per la città. Fatto di napoletani. Sì, diciamo che è un progetto che già ha gettato le fondamenta l'anno scorso col campionato che si è concluso in maniera molto egregia. Stiamo percorrendo e fortificando questa filosofia qui al Circolo Posillipo. Stiamo puntando molto sul nostro settore giovanile. Tutti i ragazzi si devono sentire parte integrante di questo progetto. Il nostro scopo è quello di formare nel più breve tempo possibile una squadra di tutti napoletani. Già dall'anno scorso si è avviato questo bellissimo rapporto di collaborazione tra tutte le categorie giovanili e la prima squadra, quindi chiunque merita può tranquillamente arrivare a giocare nel Posillipo in prima squadra. Questa dell'Universiadi, quale sarà l'apporto del Posillipo alla formazione della squadra che poi parteciperà a questo importante evento sportivo? Ma spero che sia numeroso e sostanzioso, anche perché l'anno scorso la nostra squadra Under 20 è arrivata nella fase finale nazionale, arrivando terza, quindi ci sono degli ottimi elementi che potrebbero partecipare all'Universiadi. Abbiamo un anno ancora in più di tempo per lavorare e ci auguriamo che il Posillipo possa essere rappresentato da gran parte dei nostri atleti. La 1 non è un campionato facile, insomma, dove vi vorrete posizionare? Almeno sulla carta. Ma sulla carta è molto difficile, noi dobbiamo proseguire quel progetto che è iniziato l'anno scorso. Non dobbiamo correre dietro al risultato, dobbiamo correre dietro alla crescita dei nostri giocatori. E se si lavora con lo stesso entusiasmo, con la stessa coesione di intenti, tutti quanti sicuramente gli obiettivi verranno raggiunti. Quindi non poniamoci alcun limite, ma non possiamo neanche dire ora quali saranno i nostri obiettivi, perché è troppo presto. Le ambizioni di quest'anno quali sono? Di migliorare i risultati dell'anno scorso. L'anno scorso con grandi difficoltà siamo partiti con 5 top player in meno e con un bilancio nettamente ridimensionato, e siamo riusciti a classificarci ottavi. Quest'anno le ambizioni sono un po' superiori, anche se comunque per scaramanzia non ne parliamo. Allenatore del Posillipo, sarà una stagione dove partirete con un roster rinnovato, dove cercherete di arrivare al quinto posto, diceva il presidente, quindi non diamogli una falsa illusione, questo è l'obiettivo? Sì, no, sicuramente è quello di... abbiamo cambiato i giocatori, come dicevi, ci sono 5 nuovi arrivi. Ovviamente vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso è stato il primo anno del cambiamento del Posillipo, puntavamo a una salvezza, siamo riusciti anche in buon modo, arrivando ottavi. E giustamente vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Resta Ricco la squadra più forte del campionato? Ma senza dubbio, ormai ha preso anche il top degli allenatori, no? Che mondiali, quindi indubbiamente dovrà fare
vincere tutto. Guardando le altre squadre napoletane, invece il Posillipo come si piazza? In questi giorni tutti hanno presentato un po' la squadra, oggi siete forse gli ultimi a presentare. Napoletane, penso che la Canottieri ha anche iniziato un percorso come noi, ma a distanza di un anno, quindi rifondare con i giovani, anche se ha preso tre stranieri di buon livello. Però il Posillipo, penso siamo lì, adesso noi Canottieri ci giocheremo sicuramente la leadership campana. Sarà un bello scontro. Ma ritornerà sicuramente il vecchio, anche se l'anno scorso, nonostante loro avessero un roster molto più ampio e più di livello, dimentichiamoci, avevano due nazionali come Velotto, sono usciti due bei derby, un pareggio all'andata e una sconfitta di misura al ritorno. Contributo su sua squadra. Il mio contributo sulla squadra è quello là di aver dato una linea che è di rinnovamento, soprattutto andando a pescare dal vivaio del Circolo Nautico Posillipo. Quindi quest'anno abbiamo una squadra nella quale ci saranno un bel po' di giovani, ragazzi che vengono dall'Under 17, dall'Under 20, quindi dalle giovanili del Circolo Nautico Posillipo, e che saranno in forza a quello che è un gruppo che vede sempre i famosi senatori della squadra, che anche loro sono dei posillipini doc, ma il nostro obiettivo è quello là di almeno nei prossimi 2-3 anni aumentare sempre il numero di ragazzi che possiamo inserire, che vengono dai nostri vivai. Questo perché lo sport che noi pratichiamo è uno sport dilettantistico, è uno sport che nasce nel circolo, nasce all'interno di queste mura, e che all'interno di queste mura ha visto i più grandi campioni uscire fuori. Infatti ultimamente c'è stata l'inaugurazione dell'Olympic Wall che abbiamo presentato durante l'anniversario del circolo, Olympic Wall che vede ad oggi 38 atleti partecipanti alle Olimpiadi e 19 medaglie olimpiche, tutti ragazzi che sono nati e cresciuti all'interno del Circolo Nautico Posillipo, nelle 8 discipline che noi pratichiamo. La cardiologia, come tutte le branche che riguardano la disciplina sportiva, è una delle più, non attente, ma secondo me quella da considerare, perché è quella da più incidente. C'è anche addirittura una società scientifica di cardiologia dello sport. Su questo l'Italia è all'avanguardia perché c'ha una regolamentazione molto ferrea ed è all'avanguardia proprio in Europa. È stata autrice di un opuscolo, si chiama COCIS, che regola la idoneità sportiva. In qualità di segretario della Federazione Medico Sportiva Napoletana credo che sia doveroso offrire quanto più sicurezza possibile agli atleti, ma anche agli amatori, perché sono un'altra fascia importante da tenere presente. Io sono presidente della T-Group Arechi, società di pallanuoto militante nel campionato nazionale di Serie A2 Girone Sud. Allora, so che c'è una collaborazione col Posillipo. Sì, quest'anno siamo orgogliosi e onorati di partecipare alla presentazione del Circolo Nautico Posillipo, e la nostra presenza testimonia di un accordo biennale che abbiamo fatto con il Circolo Nautico, che prevede un interscambio tecnico di atleti, e ovviamente siamo stati entrambi particolarmente favorevoli a questo accordo, perché riteniamo che una partnership sportiva possa contribuire a produrre maggiore valore atletico. Chiara Marciani al Circolo Posillipo, anche lei per un contributo a questa società che vuole crescere. Sì, la pallanuoto è uno sport a cui sono molto legata, quindi sono molto contenta di essere qui oggi, anche perché lo sport per la nostra città ha un valore importante, soprattutto per i giovani, e soprattutto uno sport come la pallanuoto è uno sport di squadra, quindi sono dei valori importanti e questi giovani possono essere dei testimoni importanti di questi valori. Ha scelto di essere vicino alla squadra della città. Sì, ma questo già è il quarto anno consecutivo che confermiamo la sponsorizzazione tecnica con il Circolo Nautico Posillipo, e oltre che una scelta aziendale è diventato proprio un affetto aziendale, quindi una società seria, una società in crescita, con un bel progetto che abbiamo sposato 4 anni fa con il presidente Caiazzo, 2 anni fa con il presidente Semeraro, quindi siamo molto felici di continuare negli anni questa sponsorizzazione. Di personale, in che cosa si caratterizza come azienda?
La B-Personal è un'azienda che nasce diversi anni fa come ricamificio industriale, quindi come produzione.